Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, andiamo subito con i titoli di oggi. West Nile, Catania tra le tre province italiane nelle quali è stata riscontrata la circolazione del virus. I consigli degli infettivologi su come proteggersi dalla malattia. Schifani rimodula le deleghe in giunta dopo la spaccatura su Taormina. Il presidente della regione riassume la competenza sulla programmazione dei fondi comunitari e del PNRR. A San Martino i rapporti con il Parlamento regionale e la presidenza dell'ARS. Salgono le temperature e cresce il rischio incendi, forestali al lavoro, ma la prevenzione è in forte ritardo. Nel catanese è realizzato appena il 10% dei viali parafuoco. I danni al cervello causati dall'uso della cannabis. Un palermitano e un catanese nel team di ricercatori che a Bordeaux in Francia ha scoperto una cura. Catania Summer Fest, oltre 170 eventi nel cartellone organizzato dal Comune e presentato oggi a Palazzo degli Elefanti. Tra i nomi più conosciuti Articolo 31, Rocco Hunt e Gabbani. Buonasera dal nostro telegiornale, dunque torna il West Nile in Italia. C'è anche Catania tra le tre province nelle quali è stata riscontrata la circolazione del virus in vettori come le zanzare. Sentiamo i consigli degli infettivologi su come difendersi dalla malattia e quali sono i sintomi del contagio. Emanuela Corsi. Il virus del West Nile è nuovamente ricomparso in tre province italiane. Tra queste, nella provincia di Catania, è stata confermata la positività in un gruppo di zanzare, mentre a Varese e a Ravenna è stata confermata la positività negli uccelli. Dall'inizio del mese di maggio 2023, però, non sono stati segnalati in Italia casi confermati di infezione nell'uomo. E quanto riporta il bollettino curato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Centro Studi Malattie Esotiche dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. In generale, come ci spiega il professor Antonio Cascio, è una malattia che si presenta in maniera asintomatica. Diciamo che nell'80% dei casi possiamo dire che la malattia è completamente asintomatica. Poi c'è in un 20% ci sono sintomi tipo l'influenza, sintomi non specifici. E solo nell'1% dei casi c'è la malattia neuroinvasiva che può essere purtroppo anche mortale. Ma come si può diagnosticare allora il contagio? Generalmente non ci si pensa a meno che non ci sono i segni della malattia neuroinvasiva. E in questo caso appunto ci sono segni di meningite, segni di encefalite, ci possono essere pure delle paralisi simili a quelle della poliomielite. Particolarmente forte è stata l'epidemia dello scorso anno. Dall'inizio di giugno a novembre 2022 erano stati segnalati in Italia 588 casi confermati di infezione e di questi 295 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva. In Sicilia furono segnalati 3 casi, di cui uno mortale a Palermo. Quali sono allora le cure in caso di contagio? C'è una terapia di supporto che deve essere fatta, ma non una terapia antivirale specifica efficace. È importante prevenire il contagio con alcuni accorgimenti. Cercare di stare lontani dalle zanzare, usare repellenti, zanzariere, bonificare dove si formano raccolte dell'acqua, le fioriere. Il periodo più critico per gli esperti è tra agosto e settembre. Un sopralluogo al centro di accoglienza di Lampedusa, ancora sovraffollato, ha concluso la visita sull'isola della Commissione per le Libertà Civili dell'Unione Europea. Intanto continuano gli sbarchi e giallo sull'ultimo naufragio. Lorena Dolci. È il prefetto Francesco Zito, direttore delle politiche migratorie del Ministero dell'Interno, a spiegare alla Commissione per le Libertà Civili dell'Unione Europea, in visita a Lampedusa, la dinamica dell'ultimo naufragio al largo dell'isola. Un barchino con circa 50 persone, e nel momento del soccorso da parte della capitaneria, purtroppo, come capita a volte, si sono spostati tutti da una parte. Parliamo di un barchino di 6 metri in metallo, con 50
50 persone a bordo. Dai racconti dei 44 migranti sopravvissuti esistono ancora versioni contrastanti sul numero dei dispersi e su quando siano scomparsi, smentite invece decisamente le voci di cadaveri recuperati. Sull'isola è un'emergenza continua, nella notte altri 4 sbarchi con 168 migranti. Gli ultimi barchini soccorsi, tutti salpati da Sfax, avevano a bordo da 31 a 53 persone, fra cui donne e minori. I migranti provenienti da diversi paesi dell'Africa hanno dichiarato di aver pagato fino a 2.500 dinari tunisini per la traversata. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, che nonostante i continui trasferimenti con i traghetti di linea rimane sempre sovraccarico. Abbiamo qui nel centro circa 650 persone, più o meno 650, 650 persone. La capienza sono 389, ieri erano 1.300. Intanto la commissione ha incontrato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, riparando lo sgarbo istituzionale quando il primo cittadino li attendeva all'aeroporto dell'isola, mentre la delegazione, per un cambio di programma, era già salita a bordo della nave dattilo della Guardia Costiera per una simulazione di operazioni di soccorso nelle acque. Pace fatta dunque con il presidente spagnolo Juan Fernando López Aguilar, che ieri ha manifestato alle autorità locali tutta la solidarietà dell'Unione Europea nell'ottica di una condivisione delle responsabilità. Nella giornata conclusiva, la visita guidata degli eurodeputati al centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, da qualche mese gestito dalla Croce Rossa. Per i migranti, oltre a vestiti, ricoveri e pasti, a disposizione anche alcune stazioni di ricarica dei cellulari. Il primo messaggio per le famiglie rimaste a casa: ce l'abbiamo fatta, siamo vivi. Restano due anche per oggi le navi traghetto di Caronte e Turis in servizio nelle isole Eolie. La società, dopo aver ottenuto ieri dalla procura messinese la facoltà d'uso delle 6 navi sequestrate, deve far fronte ai tempi tecnici necessari per la piena riattivazione dei collegamenti. Intanto per oggi, in aggiunta ai due normali collegamenti di linea, è stata disposta una corsa straordinaria della nave Laurana da Milazzo. Il completo ripristino dei collegamenti dovrebbe avvenire già domani o al massimo sabato. E andiamo alla politica. Dopo la spaccatura nella maggioranza sulla norma per Taormina, il presidente della regione Schifani modifica gli incarichi in giunta, riassumendo la delega sulla programmazione e assegnando a San Martino i rapporti con il Parlamento regionale e con la presidenza dell'ARS. Sentiamo. Sarà il vicepresidente della regione, il leghista Luca San Martino, ad occuparsi dei rapporti fra il governo e il Parlamento in Sicilia. Il presidente della regione Renato Schifani lo ha deciso proprio oggi, nel giorno che segue le polemiche dopo lo stop alla norma su Taormina avvenuto nella notte durante la trattazione della manovra finanziaria regionale aggiuntiva. L'assessore all'agricoltura e vicepresidente della giunta dunque da oggi è delegato del presidente Schifani. Dovrà occuparsi lui di dirimere non una contesa ma certamente un'irritazione che non può e non deve diventare istituzionale fra il presidente della regione e il presidente dell'assemblea, scaturita dai fatti della notte quando Schifani ha bloccato il voto su un provvedimento riguardante Tao Arte che il presidente Calvagno stava proprio per mettere ai voti. Una scelta della quale è scaturito uno scontro con il sindaco di Taormina e deputato regionale leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, che oggi ha anche attaccato con verbale violenza il presidente della regione durante una delle sue dirette social, ricevendo sempre in diretta anche la telefonata di Gianfranco Miccichè. Una telefonata che ha subito fatto pensare ad una collaborazione fra De Luca e Miccichè, fatto che peraltro non sarebbe del tutto nuovo. Già l'assessore al turismo Scarpinato aveva avviato un percorso di chiarezza teso a stemperare possibili attriti, smentendo le ricostruzioni circolate rispetto a quanto accaduto nella notte. Non ho mai ricevuto minacce dal presidente Schifani, con il quale stiamo lavorando in piena sintonia e totale sinergia per il bene della Sicilia, ha detto chiaramente l'assessore, mettendolo anche nero su bianco. Ma la tensione c'è ed è palese. Tensione fra maggioranza e opposizione e tensione dentro la maggioranza, sia con Fratelli d'Italia che dentro la stessa Forza Italia. Nella sua riorganizzazione delle deleghe, infatti, Schifani ha anche deciso di riprendere il controllo sui fondi comunitari, delegato fino ad ora all'assessore all'economia Falcone. Una scelta che viene alla vigilia della definizione della nuova programmazione relativa a fondi comunitari 21-27 e alle risorse del PNRR. È presa, fanno sapere dagli uffici di Schifani, sulla spinta di una conseguente richiesta dei partiti di maggioranza. Si prospetta un weekend non proprio sereno nel mondo della politica siciliana.
I carabinieri di Palermo hanno sequestrato beni per €1 milione nei confronti di Giovanni Niosi, ritenuto organico al mandamento di Resuttana e arrestato a novembre del 2017 nel corso dell'operazione Talea con l'accusa di associazione mafiosa e per il reato di estorsione aggravata. Il sequestro riguarda l'intero capitale della società autocarrozzeria Universal e 11 rapporti bancari. Niosi è stato condannato a 10 anni di carcere. E la Guardia di Finanza ha sequestrato 4 attività commerciali e un fabbricato nella zona del Ponte Ammiraglio a Palermo. Durante i controlli eseguiti con i tecnici dell'ARPA sono state individuate 3 officine di riparazione e carrozzeria che, in violazione alle disposizioni per lo smaltimento dei materiali di scarto e dei rifiuti pericolosi, non hanno proceduto alla corretta differenziazione e raccolta. Nel corso delle verifiche sono stati ritrovati dei forni inceneritori abusivi. Irregolarità sono state trovate anche in una falegnameria aperta senza l'autorizzazione di inizio attività. I 4 titolari sono stati denunciati per esercizio di attività con emissioni in atmosfera senza autorizzazione per la gestione non autorizzata di rifiuti. Sequestrato anche un terreno di circa 5.000 metri quadrati dove sono stati sversati prodotti inquinanti. E con l'arrivo delle alte temperature aumenta il rischio incendi in Sicilia, la prevenzione però resta un miraggio. Lorena Dolci. Fuori ci sono 35 gradi, siamo alla zona industriale di Catania. I bordi strada, le rotonde, i controviali dovrebbero essere ripuliti, invece è il regno delle erbacce. Da qui è partito 3 anni fa l'incendio della Playa, che come l'80% dei roghi viene provocato da una cicca o da una bottiglia di vetro. L'allarme per gli ultimi incendi è partito da questa torretta di avvistamento all'interno dell'oasi del Simeto. Il signor Francesco ha il controllo a 360 gradi e se vede fumo si collega alla centrale del 115 che allerta le pattuglie. Per tutto il litorale sud di Catania ci sono 4 squadre di 4 uomini H24, in pratica una per turno. Questi sono i forestali della più vicina. 91 ho cominciato, ora sono qua. Lui è uno degli operai forestali assunti ogni anno dalla regione. Età media 55 anni. Fanno 151, 101 o 78 giornate lavorative da giugno a ottobre. Sono stati ridotti in 10 anni da 30.000 a 17.000 dipendenti. La dignità degli operai forestali credo che sia la categoria più trattata male su questo punto di vista, considerando che sono contratti a tempo determinato. Da una vita praticamente. 5.000 sono del servizio antincendio, 3.000 addetti alla manutenzione. Poi ci sono le vedette e gli autisti in un accavallarsi di competenze fra 2 assessorati regionali, territorio e agricoltura, sempre a corto di fondi, azienda foreste, corpo forestale e protezione civile. Tempo è poco e gli operai, anche se sembra un numero così grande, in realtà sono pochi per la vastità delle aree che si dovrebbero ripulire. Su Catania saranno all'incirca sui 2.200-2.300 comunità impegnate, ma sono stati assunti una piccola parte quasi metà di maggio, l'altra parte i primi di giugno. Ad oggi si è fatto neanche il 10% dei viali parafuoco, prevenzione incendio. Questo che vedete è un tratto di viale tagliafuoco, è una zona che dovrebbe fare da barriera in caso di incendio tra il bosco, la vegetazione e le case che sono poco distanti. In realtà vedete, è in totale stato di abbandono. Ma neanche i comuni o la città metropolitana provvedono a creare barriere antifuoco. Così, anno dopo anno, il rischio incendi viene gestito solo in emergenza e mai in prevenzione. Per il sindacato è un problema di carenza di operai, di fondi e di progettualità e chiede da tempo una riforma per l'immissione di personale nuovo. L'assessore regionale al territorio, Pagana, annuncia un coordinamento tra le varie centrali operative e conferma la fornitura di oltre un centinaio di nuovi mezzi di spegnimento, che però arriveranno entro l'anno. Nel frattempo le temperature continuano a salire. Qua l'estate dura 8-9 mesi, qui ci sono venti eccezionali e tutto. Poi è cambiato il clima. Gli operai dovrebbero essere messi in campo per la loro professionalità tutto l'anno. Le temperature non aspettano la politica, ma faranno il suo corso. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio ondate di calore per la giornata di domani, previsto a Palermo il livello 2, colore arancione, con una temperatura massima percepita di 34 gradi. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani nella provincia di Palermo la pericolosità prevista è media, con livello di preallerta di colore arancione, così come nel resto della regione.
Da Bordeaux in Francia arriva una cura per i danni da cannabis al cervello. La scoperta è di un team di ricercatori coordinati dal palermitano Pier Vincenzo Piazza. Nel team anche il docente catanese Filippo Caracci. Il servizio di Roberta Lunghi. Un fenomeno dilagante, quello del consumo di cannabis tra i giovani, seguita da nuove sostanze psicoattive, cannabinoidi sintetici, cocaina, allucinogeni e stimolanti. Dal 2020, anno nel quale si è rilevata una forte flessione probabilmente legata alla pandemia, i consumi di cannabis nel corso degli anni successivi sono cresciuti in modo esponenziale, all'aumentare dell'età, passando dal 4,9% tra i quindicenni al 26,8% tra i diciannovenni. Numeri e percentuali che sembrano spaventare poco i giovani consumatori, ma che invece hanno attivato da molti anni la ricerca scientifica, tanto che oggi, proprio dalla rivista Nature Medicine, giunge la notizia importantissima che riguarda la scoperta di una nuova categoria farmaceutica, la prima al mondo efficace nella cura delle dipendenze da cannabis. La ricerca è coordinata a Bordeaux, in Francia, da un palermitano, il professor Pier Vincenzo Piazza, uno dei più autorevoli scienziati al mondo. Nel team anche un catanese, il professor Filippo Caracci. La F0117 appartiene a una nuova classe farmacologica, gli inibitori del signaling dei recettori per i cannabinoidi, una nuova classe che è in grado, imitando un meccanismo naturale che è già presente nel pregnenolone, che il nostro cervello produce in grande quantità a seguito di intossicazione acuta da cannabis, questi farmaci riescono a contrastare gli effetti soggettivi della cannabis. Ma quanto sono consapevoli i ragazzi dei rischi legati al consumo di cannabis? Non c'è una piena consapevolezza del danno neurotossico indotto da alte concentrazioni del THC. Cos'è il danno neurotossico? Cioè, purtroppo ormai esistono forme di cannabis con un così grande elevato contenuto di THC, di tetraidrocannabinolo, che di fatto possono compromettere le funzioni cognitive a breve, medio e lungo termine. Si parla di percentuali di THC anche del 30-50% fino all'80%, per i quali esiste una banalizzazione della percezione del rischio, anche a causa della definizione di droga leggera attribuita alla cannabis. Come si fa a definire leggera una droga che, anche se non dà una sindrome astinenziale completa, è neurotossica, cioè danneggia il cervello e danneggia il suo funzionamento cognitivo? Non le possiamo definire droghe leggere. Un altro bambino di 2 anni è stato ricoverato all'ospedale dei bambini di Palermo dopo aver ingerito hashish. Dopo gli esami è stato confermato che il piccolo è risultato positivo alla cannabis. Le indagini, come avviene sempre in questi casi, sono coordinate dalla procura per i minorenni. I genitori sentiti dalla polizia hanno detto di non sapere come il bimbo sia venuto a contatto con la sostanza stupefacente. È il secondo caso in pochi giorni, dice la dottoressa Desiree Farinella, responsabile della direzione medica dell'ospedale di Cristina. E parliamo del Catania Summer Fest edizione 2023, presentato a Palazzo degli Elefanti, un ricco cartellone con oltre 170 eventi tra concerti e spettacoli. Simona Mazzone. Teatro, musica, cultura, danza, arte, concerti. Si alza il sipario sul Catania Summer Fest edizione 2023. A partire dal 23 giugno e fino all'8 di ottobre, oltre 170 eventi organizzati dal Comune Etneo con la Direzione Cultura guidata da Paolo Di Caro in collaborazione con operatori e associazioni culturali, Teatro Stabile, Teatro Massimo Bellini e Istituto Musicale Vincenzo Bellini, per dirne alcuni. Un successo annunciato che segue quello dello scorso anno con più di 300.000 spettatori. L'anno scorso abbiamo avuto 300.000 spettatori, con un incremento dei pernottamenti negli alberghi a dimostrazione anche di una forte presenza turistica. Se a questo si considera anche la qualità degli artisti che saranno impegnati, ci rendiamo conto di quanto sia effettivamente eccezionale lo sforzo compiuto dai direttori De Caro e Ferraro e dall'amministrazione intera, ricordiamo, a costi assolutamente risibili per le casse comunali, perché tutto quanto sostanzialmente si autosostiene. Molti spettacoli anche per i giovanissimi. Molti spettacoli per i giovanissimi. Io ho un figlio di 12 anni che praticamente vorrebbe venire a tutti.
non sempre sono felice anche delle sue scelte musicali, però ho visto che comunque raccolgono, intercettano l'interesse dei ragazzini, dei ragazzi, dei giovani. Gli spettacoli, alcuni gratuiti, altri a pagamento, si terranno sia al centro, Villa Comunale, Palazzo della Cultura, Castello Ursino e la chiesa San Nicolò l'Arena, che in periferia, proprio nell'ottica di coinvolgere e integrare le zone della città più marginali. Tra i nomi più attesi, Loredana Bertè, Articolo 31, Salmo, Tananai, Francesco Caviso e poi Mr. Rain, Sfera e Basta, Baustel, Diodato, Amanda Sandrelli, Ernia, Lazza e ancora Rocco Hunt e Gabbani. Ciao ragazzi, sono Rocco Hunt e volevo dirvi che sono molto molto felice di tornare a Catania il 17 agosto a Villa Bellini con un concerto imperdibile. E là, salve a tutti, sono Francesco Gabbani e con questo video volevo comunicarvi il mio grande entusiasmo e la mia grande gioia e anche l'onore che ho di fare tappa con il mio tour Ci vuole un fiore a Catania, a Villa Bellini. I primi eventi venerdì 23 con Amanda Sandrelli impegnata nella Lisistrata di Aristofane a Palazzo della Cultura, il caffè letterario al Castello Ursino e l'opera dei pupi nella chiesa di San Nicolò l'Arena. Il programma completo si trova sul sito internet del Comune di Catania. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Bentornati al TG Sicilia, siamo allo sport, svelata la entry list degli internazionali femminili di tennis in programma a Palermo a metà luglio. Non mancano i grandi nomi, Marco Gullà. Manca sempre meno ai 34esimi Palermo Ladies Open, prova tennistica del circuito WTA 250 in programma sui campi del Country Time Club di Palermo dal 15 al 23 luglio. È stata anche svelata l'entry list che sarà impreziosita dalla presenza, oltre che dalla numero 11 al mondo, la russa Daria Kasatkina, e dall'ex top 10 ucraina Elina Svitolina, anche da ben 5 azzurre, a cominciare dalla finalista della passata edizione Lucia Bronzetti, oltre che da Elisabetta Concerretto, numero 1 d'Italia, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani, una delle beniamine del pubblico palermitano. È parecchi anni che facciamo questo esame di luglio, però ogni volta ci si approccia con un po' di ansia, come tutti gli esami d'altra parte. Speriamo che vada bene. Ma a detta del direttore del torneo, Oliviero Palma, ci possono essere sorprese importanti. A tal proposito, il comitato organizzatore del Palermo Ladies Open volerà a Wimbledon per provare a convincere ulteriori top player. Credo che sia tra i tornei più forti che abbiamo giocato in questo circolo. Daria Kasatkina, chiaramente la testa di serie numero 1, è stata numero 8 del mondo, oggi entra come top 10, a seguire tante altre giocatrici, ma credo che in mezzo a queste tante giocatrici c'è Elina Svitolina, che è una delle più famose giocatrici del panorama tennistico moderno. Lei si è fermata per un anno per la maternità. Sale anche la febbre a livello di abbonamenti, al momento raggiunta quota 6.000 tessere staccate. E per stasera dal TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.